Buongiorno e un buon inizio di settimana in questo lunedì del 24 gennaio. Pronti a iniziare questa nuova settimana con la carica che ci viene sempre dall'ascolto della parola di Dio. Stamattina leggeremo una nuova meditazione tratta dal tesoro del Vangelo dal titolo Attesa premiata. Parliamo di Anna. Vediamo un po' cosa è scritto di lei nel capitolo 2 di Luca, al versetto 37. Non si allontanava mai dal tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Gli episodi che vedono Anna come protagonista sono pochi e semplici, ma ricchi di grandi insegnamenti. Anna è una donna dal carattere irreprensibile. Dopo una vita matrimoniale durata soltanto 7 anni, aveva trascorso una lunga vedovanza. Le prove, la solitudine, le tentazioni proprie di una simile condizione segnarono duramente la sua esistenza. Ma Anna, per la grazia di Dio, le superò tutte perché era una donna che amava la casa di Dio. La considerava il luogo in cui Dio dimorava, in modo particolare. Il mio bene è di accostarmi a Dio. Questo era il desiderio del suo cuore e non si era mai sentita più vicino a Lui come tra le mura che contenevano l'arca, l'altare e il luogo santissimo. Lei era una donna di grande abnegazione. Crocifiggeva di continuo la carne e la teneva sottomessa con digiuni volontari, pienamente convinta che quella fosse di utilità per la sua anima. Non si preoccupava di alcun disagio pur di focalizzare la propria vita su colui che era il centro di tutte le sue aspettative. Ma Anna era anche una donna di preghiera, era sempre in comunione con Dio, il suo miglior amico, confidandogli le cose più intime della sua anima. Non si stancava mai di intercedere per gli altri e soprattutto di chiedere l'adempimento delle promesse di Dio concernenti la venuta del Messia. Anna era anche una donna che coltivava la comunione con gli altri santi. Non appena ebbe visto Gesù, parlò di lui a quanti condividevano la sua speranza. Essi camminavano con lei per fede e non per visione. Vivevano nella ferma fiducia che il Redentore avrebbe portato la santità e instaurato la giustizia. Anna ricevette una grande ricompensa per la propria diligenza nel servizio reso a Dio. Le fu permesso di vedere colui che era stato promesso da tempo e per la cui venuta aveva così tanto pregato. La sua fede alla fine si trasformò in una visione concreta e la sua speranza in una certezza tangibile. Che il Signore ti benedica. Amen.